Ciao, sono Ermal Alibali e oggi vi insegno come cambiare il colore di un singolo elemento all'interno di un'immagine utilizzando Photoshop. Perché faccio questo tutorial? Il motivo è perché molto spesso gli altri tutorial affrontano immagini con colori abbastanza semplici e il motivo principale è perché per fare una selezione di un elemento all'interno di un'immagine ricca di colori e di elementi è un po' più difficile e cambiare il colore comporta il suo tempo. Oggi affrontiamo due immagini, una un po' più semplice e vi spiegherò il motivo, e l'altra un po' più complessa, e vediamo come cambiare il colore degli elementi principali. Andiamo su Photoshop. Come vedete, qui ho aperto già le nostre due immagini, ma occupiamoci della prima. Qui abbiamo una Lamborghini e come vediamo in questa foto ci sono pochissimi elementi e soprattutto ci sono colori che si contrastano molto tra loro, cioè il giallo della Lamborghini contrasta tutto l'ambiente, quindi per noi sarà molto facile cambiare il colore della macchina. Qual è quindi lo strumento che ci serve per cambiare il colore? Andiamo a spiegarlo. Dobbiamo andare su Layer, New Adjustment Layer, Hue slash saturation, cioè tonalità e saturazione. Ma possiamo prendere questo valore anche da qua sotto. Come vedete, c'è anche qui. Si aprirà questa tabella. Per il momento i preset non ci servono e questa finestra ci consente di selezionare tutti i colori principali dell'immagine. Se non riusciamo a capire qual è la tonalità dell'elemento a cui vogliamo cambiare il colore, utilizziamo questa manina. Questa manina diventerà un contagoccio all'interno dell'immagine e ci consentirà di cliccare sul colore che noi vogliamo cambiare. Poi ci sono le tre barre su cui lavoreremo, cioè quella della tonalità, che in questo caso, non avendo selezionato un colore preciso, cambia i colori a tutta l'immagine. La saturazione, cioè la quantità di colore all'interno dell'immagine, e alla fine la luminosità, cioè possiamo rendere più scura o più luminosa la scena. Questa seconda parte ci consente di analizzare per bene il colore una volta selezionato. Adesso vogliamo cambiare quindi il colore della macchina. Come si fa a scegliere la tonalità giusta? Il trucco sta nel non prendere le parti troppo buie o le parti troppo illuminate, perché ovviamente il valore che ne uscirà fuori, ad esempio qui, non è proprio giallo, quindi bisogna prendere col contagocce una parte dove il giallo è omogeneo e questa parte mi sembra molto adatta. Una volta cliccati si attiva la seconda parte della nostra finestra. Questi qua sono i contagocce, queste per selezionare, queste per aggiungere se vogliamo aggiungere un altro colore alla selezione e questo per eliminare. Questa spunta qui ci permette di trasformare tutti i colori della nostra immagine in un unico colore. Facciamo un esempio ed ecco qui che, come vedete, è soltanto di un colore. E per adesso questa spunta non ci serve. Quindi ritorniamo a selezionare il nostro giallo. Queste due barre stanno a indicare la selezione di giallo che noi abbiamo preso. Nella prima, che sarà invariata, ci consente di capire quali tonalità abbiamo all'interno della nostra selezione. Questa selezione interna sta ad indicare che il valore di colore all'interno di queste due barre è al 100%. Man mano che si allontana e arriva alla barra esterna, a entrambe le barre, significa che dal 100% passa al 0%, cioè abbiamo un campionamento di colore che sfuma da 100 a 0%. Proviamo adesso a cambiare il colore. Vediamo che comunque ha selezionato il giallo ed ecco qui che possiamo piano piano trasformare la nostra auto. Come vedete è un passaggio molto semplice. Proviamo a tenerla sul rosa. Ecco qui che abbiamo cambiato il colore a un'immagine abbastanza semplice, cioè con pochi elementi e con pochi colori che poi si contrastano tra loro molto bene, e quindi Photoshop ha potuto calcolare bene dove stava il giallo e dove no, ma comunque ci saranno sempre delle imperfezioni che bisognerà ovviamente aggiustare sempre. Ad esempio, il nostro prato è diventato un po' più rosa. La parte gialla del cielo è diventata rosa. La seconda parte del processo sta appunto nel sistemare un attimo i contorni di questa Lamborghini.
Ovviamente a noi non ci interessa essere precisi, ma avendo qui una maschera, la maschera consente di eliminare o aggiungere l'effetto che noi vogliamo applicare sull'immagine in determinate aree e quindi attraverso il pennello con opacità 100% e io ho messo il flow al 50%, andiamo quindi a pennellare di nero in questo caso perché vogliamo levare l'effetto sulle parti che non ci interessano. Ecco qui che, ad esempio, il rosa del cielo è sparito e ora la facciamo sparire anche da altre parti. Ecco qui. Ora cerco di farlo abbastanza velocemente. Anche qui dietro. Ed ecco qui. Non vi dimenticate i dettagli. Ovviamente il logo della Lamborghini non è rosa e quindi andiamo a eliminare l'effetto applicato perfetto. Ecco qui che questa è la maschera dove col nero abbiamo eliminato l'effetto, quindi forse lo facciamo un altro po' così per essere sicuri, per farvi vedere un attimo come. Ed ecco qui. Ovviamente un po' approssimativo, ma comunque il risultato lo abbiamo. Bisognerà essere un po' più precisi, però questo passaggio lo vedremo in un'immagine un po' più complicata. Soltanto in due passaggi e in neanche 3 minuti abbiamo cambiato il colore in un'immagine abbastanza semplice. Ripeto, per semplice intendo che non c'è la presenza di tante tonalità di colore e soprattutto gli elementi sono pochi e si contrastano tra loro. L'immagine adesso è pronta. Vediamo ora l'effetto tra prima e dopo. Prima gialla e dopo. Prima, dopo. Passiamo adesso alla seconda immagine. Ho scelto questa immagine perché innanzitutto abbonda di elementi, ma soprattutto non ci sono così tanti contrasti tra i colori e quindi sarà difficile selezionare il colore come prima. Il giallo della Lamborghini era praticamente inesistente nell'area che lo circondava. Adesso cercherò di modificare il colore del vestito e sarà un pochino più difficile. Ecco quindi che utilizziamo un altro elemento su Photoshop. Andiamo su Select e usiamo Color Range, che sarebbe appunto la gamma di colori. Cioè, attraverso questo pannello, noi iniziamo a selezionare il vestito e aggiungiamo le parti che ci interessano. Ma cosa fa questo pannello? Premetto che per selezionare un oggetto all'interno di un'immagine su Photoshop ci sono svariati modi. Io, parlando di colore, vi sto insegnando come selezionare attraverso il colore. Praticamente attraverso questo pannello noi possiamo andare a creare una selezione attraverso la selezione del colore che vogliamo. Ma in questo caso, come vediamo, non abbiamo così tanto contrasto con la scena, quindi ovviamente si imbiancheranno all'interno della nostra maschera anche elementi che secondo Photoshop appartengono allo stesso colore del vestito. Quindi noi cerchiamo comunque di selezionare tutto il vestito, mi raccomando anche le ombre, e successivamente con questa freccia andiamo a intensificare o a ridurre l'effetto sulla selezione. Quindi qui ovviamente significa che col bianco sta prendendo tutto quello che è bianco e a noi ci serve solo il vestito, quindi cerchiamo di diminuirlo il più possibile. Questo è il massimo che possiamo fare per salvare il vestito e clicchiamo su OK. Ecco qui che tutte le parti tratteggiate sono le parti che ci ha selezionato. Adesso possiamo applicare Hue slash Saturation. E ovviamente, visto che abbiamo già una selezione,
La maschera che viene accompagnata sempre insieme a questo prenderà la selezione che avevamo fatto attraverso il color range. Se noi andiamo a cliccare sulla maschera, si aprirà il pannello dove possiamo appunto modificare e migliorare la nostra selezione. Questo è un processo molto delicato perché bisognerà fare il vestito completamente bianco e tutto quello che circonda la nostra selezione bisognerà che diventi nero. Quindi aumentiamo un attimo il pennello e vi faccio vedere, in questo caso, se noi non teniamo premuto nulla, uscirà bianco, ma tenendo premuto Alt uscirà nero e quindi possiamo escludere le parti bianche dalla nostra selezione. Ora io farò in modo veloce per farvi vedere un attimino, ma ho già preparato la selezione. Ecco qui. Ora col bianco io vi ho fatto vedere l'esempio, ma dovrete andare su tutte queste parti e sistemarle per bene e vi faccio vedere la selezione che avevo già preparato. Ed ecco qui. Questo è il risultato che dovrete avere. Abbiamo adesso selezionato soltanto il vestito. Applichiamo quindi questa maschera, clicchiamo CTRL, CLICK e quindi si creerà la selezione e apriamo il valore delle tonalità e saturazioni. Ecco qui che automaticamente la mia maschera, visto che era selezionata, l'ha applicata. Dopo tutto questo lavoro, ecco qui che se noi cambiamo ora il colore, ce lo cambia solo del vestito. Possiamo aumentare un attimo di intensità. Ecco qui, per esempio, lo vogliamo trasformare in questo. Come vedete, prima, dopo, prima, dopo. Perché abbiamo fatto questo? Ve lo spiego subito. Prendiamo il nostro Hue Slash Saturation e se noi ora andiamo a fare come nella Lamborghini, selezioniamo questo colore e andiamo a cambiare la tonalità, ci cambia quasi tutta l'immagine perché ovviamente questa tonalità di colore che abbiamo appena selezionato è anche all'interno degli oggetti come il legno e alcuni elementi come nella credenza. Ecco qui che serve per forza fare una selezione. Ora capite perché vi ho portato ben due immagini. La prima per avere una selezione veloce e facile quando si ha una tonalità che predomina sulla scena e ovviamente deve essere composta anche di pochissimi elementi. La seconda immagine fa capire come sia difficile in immagini complesse con ombre e luci diverse e soprattutto con tonalità molto simili a loro. Bisogna andare a selezionare e perdere tempo sullo scontornare l'elemento che a noi ci interessa e successivamente applicare lo stesso processo che avevamo applicato in questo caso alla macchina. Grazie per avermi seguito anche in questo tutorial, spero che il video vi sia piaciuto, nel caso mettete un like. Commentate, condividete e iscrivetevi al canale per futuri aggiornamenti attivando la campanellina. Alla prossima!